Fermo restando che io penso che un allenatore non capisce sempre di più del migliore giornalista di sport e di calcio particolare. Con la piccola parentesi che il calcio è mio lo interpreta in modo suo, le volevo chiedere una curiosità riguardo alla partita precedente. Perché è stata cambiata la formazione? Cioè, per quale motivo se quella era andata bene? Cioè, c'è stato un motivo particolare? Ma i motivi, intanto buonasera, i motivi penso che sono dati da una settimana di lavoro, di avere a disposizione una rosa di grande qualità sotto tutti i punti di vista, quindi abbiamo valutato sia la partita che abbiamo fatto col Catanzaro, sia la settimana degli allenamenti, e quella era la partita che in quel momento, quella formazione in quella partita era quella che secondo me poteva dare più garanzie per poterla vincere. Poi la partita si è dimostrata ha detto altro che sicuramente c'è stata una partita difficile sotto tanti punti di vista, che noi già, per dire la verità, l'abbiamo chiusa martedì. Solitamente le partite precedenti le chiudiamo il mercoledì, questa settimana volutamente per non pensarci più di tanto l'abbiamo chiusa martedì, perché è stata una partita che tutti non ci aspettavamo. Ci può essere che magari qualche calciatore può diciamo non dà quell'apporto che può dare. Devo dire che in quella partita sono mancati tantissimi calciatori da un punto di vista, secondo me da un punto di vista nervoso, perché è stata una partita difficile, perché è una squadra che si metteva tutta sotto palla nella loro metà campo, perché se andiamo a vedere i dati statistici del possesso palla, è stata la partita dove abbiamo avuto più gestione della palla in tutti i 90 minuti, però non siamo stati efficaci perché non abbiamo mai tirato in porta, abbiamo creato pochissimo da un punto di vista di occasione da gol, e anche l'espulsione che abbiamo del portiere Loro è stato causato da un retropassaggio sbagliato da parte del loro difensore, quindi l'analisi è questa, però dico, sono quelle partite che magari è capitata nel momento sbagliato, perché poi alla fine poteva portare benissimo il pareggio a casa. Noi anche con quello che abbiamo messo in campo, con i quattro attaccanti, è una partita che volevamo portare a casa il risultato, solo che non ci siamo riusciti. E quindi penso che se non è stato messo qualche giocatore che fino a qualche settimana fa aveva giocato, è perché in settimana non aveva dato quello che solitamente ha dato nelle altre settimane. Mister, viaggiamo di auto per domani, quindi sicuramente mancherà una linea importante, sta già pensando al cambio. In settimana poi c'è allenato differenziato anche Mazzarani, come sta? Se le farà venire secondo tutti per una sostituzione possibile, o se comunque sarà comunque volabile sul letto minimo, perché serve una linea importante anche come lui in una partita. Ma guarda, intanto giochiamo in 11, quindi si parte la partita 11 contro 11, e quindi non giochiamo. Sicuramente Marco è un giocatore importante sotto tutti i punti di vista, ci dispiace il fatto che non figura tra i disponibili, e quindi, ma penso che chi è che va in campo cercherà di sostituirlo nel migliore dei modi, perché abbiamo una rosa che può sopperire a quelle che possono essere le mancanze di eventuali giocatori che fino alla partita precedente hanno giocato. Quindi, sapendo che Marco è un giocatore di grande esperienza, di grande temperamento, che può dare tanto, così come ha dato tanto a questa squadra in queste prime partite, e quindi sappiamo che è una perdita importante, però penso che chi va in campo lo sostituirà degnamente. Per quanto riguarda Mazzarani, ha fatto del differenziato perché ha avuto un problema di un'infiammazione, cosa che è rientrata, oggi si è allenata col gruppo e quindi è disponibile per la partita di domani. Buonasera.
Ma penso bene, perché una partita non può fare cancellare quello che abbiamo fatto, quindi sappiamo qual è la nostra forza da un punto di vista tecnico. E penso che il fatto che domani si possa presentare la Vibonese sicuramente non è un avversario facile, una squadra molto organizzata dal proprio allenatore, specie nella fase difensiva, dove ha grandi capacità. E sicuramente hanno dei giocatori che in qualsiasi momento ti possono creare fastidio, però penso che noi abbiamo fatto un buon lavoro questa settimana e cercheremo di affrontarli con la solita determinazione che abbiamo fatto le ultime partite. Buonasera. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, noi effettivamente sapevamo che era una partita difficile da affrontare per tanti motivi, no? E io vi posso dire che quella settimana è stata una delle migliori settimane di lavoro, perché la partita col Catanzaro ci aveva dato grande forza da un punto di vista mentale. Una partita intensa che l'abbiamo portata a casa col piglio della grande squadra, se così possiamo, perché ci hanno pareggiato la partita, abbiamo reagito, abbiamo ripreso la partita prima che finisse il primo tempo, e poi nel secondo tempo l'abbiamo chiusa, no? Con il terzo gol di grazia. Quindi quella settimana è stata una settimana eccellente da un punto di vista del lavoro, per come abbiamo lavorato. Sapevamo che era difficile da affrontare per una squadra con grande entusiasmo, con dei buoni giocatori, e secondo me la cosa che è mancata è stato l'aspetto nervoso della partita, della determinazione, perché non posso dire che i ragazzi non l'abbiano preparata bene, oppure non ci tenevano o non ci tenevamo a quello che per poter portare un risultato positivo a casa. Solo che da un punto di vista nervoso forse ci siamo un po' cullati dell'uomo in più. E la partita ha preso una piega che poi non siamo riusciti a riprenderla. La partita con la Vibonese dobbiamo stare attenti, perché fra l'altro se viene da un po' di partite di risultati utili, bisogna affrontarlo come se stiamo affrontando il Lecce o la Juve Stabia. Questo è un campionato dove non si può sottovalutare niente, neanche il minimo particolare, perché le insidie sono sempre dietro l'angolo, perché un campionato di grande combattimento, di grande determinazione, dove non si può mai mollare un attimo. Enzo Sboscio, Globus Television. Buonasera, Enzo. Mister, buonasera. Abbiamo notato qualche volta, si è anche ripetuto come sia in Coppa Italia, che quando la difesa è compatta siamo impenetrabili, appena c'è invece un rapporto 1-1, qualche volta l'aggressività dell'attaccante, della squadra avversa, ha avuto il sopravvento e qualche gol se l'ha fatto. È un operativo da fare, da porgere, specialmente perché queste squadre sono imprevedibili quando scendono in campo con Catania. Sempre il Real Madrid, questa è una. Poi la seconda domanda è: quando tu vedi ovviamente nell'allenamento i giocatori, che lo dici anche, che sono in forma, e poi nel campo, quando devono dare questa forma che tu vedi, che si traspira proprio, è evidente nel farli giocare, manca qualche cosa. Cosa succede? L'agonismo cambia nel modo così repentino? Allora, per quanto riguarda la prima domanda, era riferita alla. L'aggressione uomo-uomo. Sì, ma noi guarda, questa l'aggressione uomo-uomo è proprio una nostra caratteristica, dove lavoriamo tanto sull'uomo-uomo, no? Se tu vedi la partita che abbiamo fatto a Foggia, è stata quasi una partita a tutto campo individuale, no? Quindi è una caratteristica che noi abbiamo, che alleniamo sotto questo aspetto.
È stato magari qualche giocatore, magari tipo in difesa, dove fra l'altro se avevamo superiorità numerica, che abbiamo forse fatto qualche scelta sbagliata o abbiamo avuto qualche lettura diversa. Poi magari Zola ha preso un po' il sopravvento da un punto di vista mentale, psicologico, e lì l'abbiamo subito, perché sistematicamente eravamo sempre 2 contro 1. Solo che devo dire che in quella partita, forse come dire, sulla prima palla che lui ha avuto ci ha un po' intimoriti, e un po' questo qua purtroppo capita, siamo esseri umani e non deve succedere, però è successo. E su questa cosa sicuramente ne abbiamo parlato con la squadra e ci abbiamo lavorato. Poi, per quanto l'altra domanda era riferita all'allenamento di alcuni giocatori, Paolucci, Calil, che parlano benissimo durante gli ma, allenamenti dell'agonismo ma sportivo. sai, poi per quanto riguarda questo aspetto, a volte poi ci sono gli avversari, no? L'allenamento è allenamento. Però poi la domenica c'è l'avversario che, siccome il calcio è fatto di un gioco situazionale, si presentano magari delle cose che sono imprevedibili. Poi c'è l'aspetto mentale, la pressione del risultato, della partita, che magari non ti fa rendere per come magari in allenamento riesci a fare. Giuffrida, poi scusa. Buonasera, mister. Sono Giuffrida perché sono Buonasera. pubblico. Buonasera. Senta, in trasferta, soprattutto nelle partite in trasferta, dove si è giocato in alcuni casi, anche con pochissime occasioni da gol, per Catania, vedi, soprattutto a Foggia. Catania, per quelle poche occasioni su palla inattiva, non è riuscito a concretizzare occasioni che poi potevano anche sbloccare la partita a nostro favore. Cosa è dovuto questa mancanza di concentrazione Sulle palle inattive? sulle palle inattive? Ma, sulle palle inattive proviamo qualcosa, abbiamo diverse soluzioni, solo che poi ci sono gli avversari e quindi forse magari in alcuni casi sono stati bravi gli avversari, in alcuni casi magari noi non abbiamo scelto magari il tempo giusto della giocata e non ci ha permesso, non so, a Reggio abbiamo segnato su una palla inattiva, su un fallo laterale che era stato provato e riprovato e siamo riusciti a fare il gol, no? Quando ha fatto il gol Piscitella sul passaggio di Russotto. Quindi ci siamo andati vicini, non so, con il Fondi abbiamo preso 2 volte i pali, con Bastrini, con un calcio d'angolo sul primo palo. Quindi ci sono state a volte delle cose che magari per pochi centimetri non siamo riusciti a fare il gol. Però devo dire che i ragazzi sotto l'aspetto della concentrazione sono stati sempre encomiabili. Allora, domani deciderò per Georgievic o Parisi, poi non è detto che possono giocare pure tutte e due, no? Perché uno è destro e uno è sinistro, quindi di ruolo, cioè come piede, uno è destro e uno è sinistro, no? Quindi ci può essere pure questa possibilità che giocano tutte e due. Per quanto riguarda Bergamelli, sappiamo che in questa categoria è un top player, quindi penso che non si discute un giocatore come Bergamelli, se sta bene, Bastrini, dicasi la stessa cosa, poi può capitare a tutti che sbagliare una partita, fermo restando che Bastrini aveva 40 giorni, che era fuori da un campo da gioco, come ben sapete, per quanto riguarda l'infortunio, e quindi magari questa partita non aveva quelle sicurezze che magari avendo giocato più partite poteva avere. Quindi De Sandis ha fatto secondo me anche lui una buona partita, era la prima anche per lui da titolare a parte la partita di Coppa Italia, quindi anche perché è un ragazzo che quando arriva dalla primavera, anche se da una primavera importante come quella del Milan, l'adattamento diventa sempre più difficoltoso. Alessandro chiude. Alessandro della Chat, mister, una domanda semplice. Cosa manca secondo lei al Catania per sbloccarsi in trasferta? Bella domanda.
Se io lo sapessi, no, penso che manca quella consapevolezza dei propri mezzi che noi abbiamo, che in parte abbiamo dimostrato a Foggia di avere, anche se non è che poi abbiamo creato tantissimo, però come atteggiamento secondo me è stato l'atteggiamento giusto che in alcuni momenti della partita abbiamo messo pure alle corde, in alcune situazioni abbiamo messo in difficoltà il Foggia, quindi è una cosa che ci stiamo lavorando perché naturalmente per una squadra che ambisce a fare qualcosa di importante deve saper vincere pure fuori casa, non basta vincere solo in casa. Di questo ne siamo consapevoli, anzi io la ringrazio per questa domanda che lei mi ha fatta perché il dato di fatto è questo, che noi fuori casa bisognava raccogliere qualche cosina in più, abbiamo avuto l'occasione per poter raccogliere in più. Anche perché, sai, il calcio non si fa con i se e con i ma, però siamo stati lì vicino per portare qualche cosina a casa e oggi potevamo parlare di una classifica decisamente diversa perché sicuramente abbiamo dilapidato tanto di quello che abbiamo fatto, di quello che abbiamo costruito e noi di questo siamo consapevoli, siamo amareggiati perché sappiamo quello che i sacrifici che la società e la nostra gente sta facendo per portare avanti questa squadra e quindi noi cercheremo sempre di dare tanto per cercare di risalire nel più breve tempo possibile. Oggi è scatenata lei, Però domani si gioca in casa, quindi che pubblico si aspetta, che ambiente si aspetta, che squadra vuole che faccia io mi la Io mi aspetto, allora intanto la nostra gente è stata sempre encomiabile, ci ha dato tanto, ci ha incitato fino alla fine. Naturalmente sappiamo che molto dipende da noi, perché dobbiamo creare quell'entusiasmo e francamente col fatto che nell'ultimo periodo avevamo creato tanto nelle 8 partite che abbiamo fatto, dove ci sono stati dei risultati positivi, francamente in questo momento questa sconfitta non ci doveva essere. E dipende molto da noi creare quell'entusiasmo per cercare di portare quanto più gente possibile al campo. Allora io le posso dire che noi abbiamo una rosa di 30 persone e siamo in tanti. Questo è senza ombra di dubbio. Se il direttore pensa di far arrivare qualcuno per darci una mano, che ben venga. Grazie. Grazie, arrivederci.